l'intesa al nodo era di natura economica. A breve l'annuncio, faremo il punto sulla vicenda con il nostro direttore Michele Criscitiello. Nuovo scontro Fedriga governo sul trasporto pubblico locale. Se da Roma non rivedono la politica delle capienze sui bus, dice, la scuola non può partire, almeno che alle regioni non vengano forniti mezzi personali. Il ministro Azzolina ha sottoscritto con i sindacati il protocollo per la ripresa della scuola. Obbligo di restare a casa in caso di sintomi, un solo genitore ad accompagnare l'alunno, tamponi a campione e mascherine. Un gruppo numeroso di migranti è stato avvistato nella notte dai cittadini udinesi. All'arrivo delle forze dell'ordine ne erano rimasti 13. Manifestazione ampia a Trieste contro il blitz di Casa Pound in consiglio regionale. Non aveva dichiarato al fisco oltre 500.000 di euro, sequestrati conti, quote societarie di 2 aziende e una barca. L'imprenditore coinvolto nell'inchiesta Panama Papers è residente a Grado. Buonasera a tutti, bentrovati all'appuntamento della sera con il nostro TG in diretta. Oggi partiamo dallo sport per mettere in primo piano la vicenda Gotti sul prolungamento del rapporto tra Gotti e l'Udinese. Manca ancora l'ufficialità, dovrebbe essere questione di ore e arriverà il punto finale, il punto esclamativo su una vicenda che davvero sta tenendo, ha tenuto con il fiato sospeso la città in questi ultimi giorni. La ricostruiamo e ne parliamo anche per, insomma, un commento con il nostro direttore Michele Criscitiello, collegato con noi. Buonasera Michele. Buonasera, buonasera Giorgia, ben ritrovati a tutti, ciao. Allora, abbiamo detto, trattativa lunga e complicata che qui a Udine ha creato diversi stati di agitazione, si è parlato di motivi di carattere tecnico, di motivi di carattere economico, tutto è bene quel che finisce bene? Sì, però è giusto anche fare una ricostruzione per rispetto dei tifosi e dei telespettatori in questo caso, perché è naturale che in questo momento le ricostruzioni sono abbastanza doverose. In primo piano io direi che di problemi tecnici non ce ne sono mai stati. La discussione tecnica, quando Gotti ha avuto comunque da fare delle analisi alla presenza di Gino Pozzo, si sono trovati su tutta la linea, quindi escluderei categoricamente il problema tecnico. È stato un problema probabilmente di carattere economico, ma io credo che comunque in una trattativa che è durata 48/72 ore da lunedì sera post Udinese Tonight fino a ieri mattina, ma una trattativa che duri per un allenatore di Serie A 48 ore secondo me non c'è nulla di male. È giusto che ognuno faccia il suo gioco, perché Gotti ha fatto un buon finale di stagione accompagnato molto bene dalla società, siamo contenti che i tifosi siano contenti, scusate il gioco di parole ma è lì che volevo arrivare. Credo che però Gotti forse un piccolo errore lo abbia commesso, ovvero si è fidato di qualcuno che probabilmente poi a livello mediatico non ha fatto il suo gioco, perché era una trattativa che doveva restare all'interno della dirigenza, doveva restare all'interno della società. Poi ci può stare naturalmente che chieda qualche garanzia economica, che poi ovviamente l'Udinese nei limiti del possibile ha provato ad accontentare, e poi è giusto quello che tu dici, è tutto bene quel che finisce bene, però si poteva forse evitare una fuga di notizie da un lato che sicuramente non è quello della dirigenza. Confermi che si tratterà di un biennale da quelle che sono le tue informazioni? Assolutamente sì, si parlava di un biennale ed era uno dei motivi di discussione, però credo che anche sotto questo punto di vista l'Udinese abbia accontentato Gotti. Gotti ha fatto molto bene. Facciamo un passo indietro: quando aveva detto più volte che non si sentiva un primo allenatore accompagnato dalla società, e io credo che Gotti questa chance potesse averla soltanto ad Udine con una società e una proprietà forte alle spalle. Quindi se oggi Gotti si gioca dal primo giorno una panchina di Serie A, ed era impensabile probabilmente un anno fa, due anni fa, a furor di popolo, tutti i tifosi sono contenti, sinceramente io credo che la società abbia grandi meriti. Gotti deve essere riconoscente a questa società, a questa dirigenza, a questa proprietà, e insieme si potrà fare un buon lavoro sul futuro. Si può fare un buon campionato, è naturale che è una scommessa vinta, perché sapevamo anche che poteva essere una scommessa molto molto rischiosa e pericolosa. Giorgia, ora definita questa prima colonna importante dell'Udinese del prossimo anno, ovvero quella relativa all'allenatore, ovviamente impazzano le voci sui vari giocatori. Anche su questo c'è abbastanza preoccupazione sulla piazza, anche se poi, come ricordava Pierpaolo Marino al Tonight, ancora non è partito nessuno.
No, questo mi sembra chiaro, ovviamente non c'erano i tempi. La tua domanda è più che giusta. La preoccupazione alla piazza in estate, le preoccupazioni ad Udine ci sono sempre, questo mi sembra chiaro. I tifosi fanno bene a stare vicino, ho visto dei comunicati, ho visto un po' di social. I tifosi dimostrano ancora una volta di essere il cuore e la parte sana dell'Udinese e giustamente sono vicini alla squadra, ma allo stesso tempo devono continuare ad avere fiducia, come hanno fatto in questi 26 anni, nei confronti di questa dirigenza, di questa proprietà. Poi è naturale che un giocatore controvoglia non si può tenere. Non dico che Fofana resti controvoglia. Fofana, se avrà mercato e avrà delle offerte, credo ed è giusto che vada. Musso è giusto che resti se non arriveranno offerte shock, ma lo eviterei e soprattutto lo escluderei in questo momento. De Paul vuole andare dopo 4 anni? Io credevo che il valore potesse essere 35 milioni. Lunedì Pierpaolo Marino mi ha seccato in diretta alla tua presenza e ha parlato di cifre superiori, quindi credo che si arriverà sui 45 milioni. È ovvio che l'Udinese, se vuole accontentare questi due giocatori, deve avere delle offerte. È il mercato che fa il prezzo e l'offerta. Se non arriveranno delle offerte congrue, io non credo che i ragazzi possano pretendere di andare via. L'Udinese proverà ad accontentarli, ma è giusto che chi vorrà Fofana e De Paul accontenti l'Udinese. Poi mi è piaciuta molto la politica con il Napoli di Lasagna, no a prestiti. È ovvio, se qualcuno vuole Lasagna dovrà comunque pagare il cartellino e pagarlo anche bene. Perfetto, grazie Michele, ci ritroviamo lunedì per tutti gli aggiornamenti su questi fronti. Buon proseguimento, ciao, attendiamo l'ufficialità. Attendiamo, sì, attendiamo l'ufficialità nelle prossime ore, saremo pronti ovviamente ad aggiornarvi nelle nostre edizioni in diretta. Ora veniamo alle altre notizie di giornata. Oggi è stata una giornata in cui si è parlato molto della scuola perché è stato sottoscritto il protocollo per il ritorno tra i banchi a settembre. Tra poco andremo anche a vederlo nel dettaglio, ma come spesso accade in questo periodo si sono scatenate le polemiche e si è scatenato, si è aperto un nuovo scontro, un nuovo fronte tra regione e governo sulla questione del trasporto pubblico locale. In occasione della conferenza delle regioni, il presidente Fedriga ha puntato il dito contro la decisione del ministro di non riaprire all'occupazione al 100% dei mezzi pubblici e questo, ha detto, mette a rischio la ripresa della scuola. Vediamo. Se il governo proseguirà sulla linea che ha voluto tracciare sul trasporto pubblico locale, di fatto non permetterà la riapertura delle scuole. A sostenerlo è stato il governatore Massimiliano Fedriga nell'ambito della conferenza delle regioni, puntando il dito contro la decisione del governo di opporsi a treni e mezzi pubblici pieni al 100%. Di fatto, sul tema del trasporto pubblico, la Conferenza delle Regioni ha chiesto e ottenuto per il 10 agosto un incontro urgente ai ministri della Salute Speranza, delle Infrastrutture De Micheli e degli Affari Regionali Boccia. Fedriga ha anche ribadito di non voler fare marcia indietro sulle scelte già operate per garantire una ripresa dei servizi in sicurezza. Il Friuli Venezia Giulia è intervenuto sempre in modo responsabile, con disposizioni capaci di conciliare la tutela della salute pubblica con la ripresa delle attività economiche e in un futuro ormai prossimo con la riapertura delle scuole. Se il governo intende andare in un'altra direzione, deve fornire alle regioni, oltre che le risorse necessarie, anche mezzi e personale, altrimenti si rischia che le scuole non si aprano. Non è d'accordo Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione FVG, che invoca da parte dell'autorità regionale un chiarimento, chiedendo se Friuli Venezia Giulia è virtuoso o in preda al rischio di una nuova emergenza causa arrivi dai Balcani. I sindacati invece manifestano perplessità e contrarietà, con una lettera inviata all'assessore Pizzimenti e allo stesso Fedriga. Grande inoltre il rammarico per il mancato coinvolgimento del sindacato a monte di decisioni che possono determinare conseguenze pesanti sulla salute dei cittadini e dei lavoratori del comparto di trasporto pubblico. E allora c'è da risolvere questo nodo sul trasporto pubblico locale prima della partenza dell'anno scolastico. Anno scolastico che finalmente cominciamo ad intravedere, a capire come sarà dopo l'emergenza Covid. È stato firmato stamattina il protocollo per la ripresa in sicurezza tra la ministra dell'istruzione Azzolina, le organizzazioni sindacali della scuola e le associazioni dei dirigenti scolastici. Che cosa prevede? Intanto l'attivazione di un help desk, ovvero un
tavolo permanente con numero verde dal 24 agosto. Test Covid volontari per i docenti e a campione per gli studenti. Modalità regolamentate di ingresso e uscita, igienizzazione degli spazi, psicologo per il personale e gli alunni. Questi sono i punti principali dell'accordo. Poi, per ridurre l'accesso di visitatori a scuola, lo studente potrà essere accompagnato da un solo genitore o una persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Poi è previsto che ingressi e uscite siano differenziati, che le regole che saranno comunicate dalle istituzioni scolastiche e gli insegnanti agli studenti, al personale, per evitare assembramenti, saranno comunicate anche grazie all'esposizione di segnaletica ad hoc e una campagna di informazione. L'eventuale chiusura delle scuole dopo la ripartenza prevista a settembre sarà decisa in base al numero dei casi confermati di coronavirus negli istituti, quindi questo si decide ovviamente istituto per istituto a seconda che appunto escano dei casi di coronavirus. E poi il documento ribadisce l'obbligo a restare a casa in presenza di temperatura superiore ai 37,5 o di altri sintomi influenzali. Quindi queste sono grosso modo le linee guida con cui gli studenti ricominceranno l'anno scolastico a settembre. La scuola, abbiamo detto, un tema del giorno, l'altro è ancora quello dei migranti. Nuovi rintracci questa mattina a Udine, si tratta di 13 migrati entrati clandestinamente in Italia, portati nelle tende allestite nel seminario arcivescovile di Pagnacco. Il problema del reperimento di nuovi spazi si pone in tutta la sua gravità, come ha rimarcato il vicepresidente Riccardi. Non si fermano i rintracci di migranti nel territorio di Udine. 13 pakistani e bengalesi, entrati in Italia clandestinamente attraverso la rotta balcanica, sono stati rintracciati stamattina verso le 4 in via Renati a Udine. L'allarme è stato dato da alcuni passanti, che hanno affermato di aver notato un gruppo ben più numeroso, probabilmente sceso da un mezzo pesante. Una volta identificati, i 13 sono stati accompagnati nel seminario arcivescovile di Pagnacco per trascorrere la quarantena imposta dalle misure di contenimento del Covid. Nella struttura della diocesi, in forza di un accordo con la prefettura, è stata posizionata una tendopoli per ospitare nuovi arrivi, visto che la ex caserma Cavarzerana è stata confermata zona rossa fino a Ferragosto, non potendo quindi ospitare altri migranti. Dell'emergenza determinata dalla gestione dei migranti da mettere in quarantena ha parlato oggi il vice governatore Riccardi. Le strutture non sono, l'individuazione delle strutture non sono un compito della regione, lo Stato le affida alle prefetture, quindi noi siamo in collaborazione naturalmente come abbiamo sempre fatto con le prefetture, è chiaro che noi non condividiamo però che la regione possa diventare il luogo nel quale si possa affrontare da solo questo fenomeno, che non è un fenomeno che riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, riguarda il paese, riguarda l'Europa, e sono molto preoccupato nel vedere che c'è una sorta di lettura politica tra chi è d'accordo e chi non è d'accordo su un certo modello di accoglienza. Oggi non declineremo mai oggi il modello di accoglienza, perché oggi l'attualità è la sorveglianza sanitaria, che è un'altra cosa, e chi pensa di trasferire questa situazione di difficoltà che stiamo vivendo facendo scontrare i due modelli di accoglienza, secondo me fa un esercizio che non aiuta nessuno. Quasi 200 persone in Piazza Unità si sono riunite per denunciare l'episodio del blitz di due giorni fa di Casa Pound nell'aula del Consiglio regionale, definendolo un inaudito sfregio avvenuto ai danni della dialettica politica e ai luoghi della discussione democratica. Il presidio è stato organizzato da CGIL Trieste e da ANPI Trieste. Trovo assolutamente vergognoso che la maggioranza di questa che governa questa regione tenti di far passare la cosa come un piccolo incidente. Trovo vergognoso che la regione e il presidente della regione ritenga che le affermazioni che sono, io non sono un giurista ma sono al limite sicuramente del reato, del consigliere Callegaris, possano essere risolte con un ha chiesto scusa. Preoccupazione, perché è un
atto assolutamente indecente, atto di tipo squadristico. Nelle istituzioni non si entra in quella maniera. Esistono, siamo una repubblica parlamentare che ha una serie di step di vario tipo, chiunque può naturalmente può manifestare, ma non si interrompe, non si entra in quella maniera. Questo è un atto tipicamente squadristico che va condannato nella maniera più chiara ed assoluta e credo anche sanzionato secondo i termini di legge. Prendere un appuntamento è tutta un'altra cosa, credo chiunque, qualsiasi organizzazione, qualsiasi singolo cittadino può prendere un appuntamento. Quello che hanno fatto è assolutamente indecente, immorale e fuori legge. Questo è il risultato di un clima di odio terribile. Io non credo che nessuno possa impunemente dire sparo a qualcuno e poi risolvere il problema chiedendo scusa, no? Perché se no allora io rubo, faccio una rapina in banca, poi mi scuso e sono sistemato. Io credo che vada sanzionato assolutamente, non è ammissibile che un rappresentante delle istituzioni nell'aula del Consiglio regionale si esprime in quella maniera e la passi franca. Io credo che l'espulsione sarebbe una cosa corretta, non so se arriveremo a questo, ma credo che un'espulsione sia una cosa corretta. I numeri del coronavirus crescono, i positivi in regione sono in tutto 160, i nuovi positivi rispetto a ieri sono 7, 4 a Udine, 3 a Pordenone, 4 di questi 7 sono rientrati dall'estero. 2 pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 11, 3 più di ieri, sono i ricoverati in altri reparti. Salgono i contagi anche in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più rispetto a ieri. In calo invece il numero delle vittime, 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. A proposito di Covid, c'è il premio in Friuli Venezia Giulia per chi si è impegnato in prima linea nel periodo di massima emergenza. Saranno circa 4.000 dipendenti fra medici, infermieri e operatori sanitari, pari al 25% del personale del Servizio Sanitario Regionale, a percepire il premio per aver prestato la propria attività durante l'emergenza Covid. Bonus che si traduce in 1.500 euro per il personale che ha prestato la propria attività per 25 o più giorni nei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi, che scendono a 1.250 euro fra i 20 e i 24 giorni, 1.000 euro tra 15 e 19 giorni e poi 750 euro tra i 10 e i 14 giorni, fino a un minimo di 500 euro per chi ha lavorato tra i 5 e i 9 giorni. Per i medici il premio viene stabilito su 3 fasce, così hanno definito gli accordi siglati oggi a Palmanova con il vice governatore Riccardi, che ha espresso soddisfazione per la firma e le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e della dirigenza in merito appunto all'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2020 e al riconoscimento al personale del bonus. Cambiamo ora argomento, veniamo alla cronaca. A Grado, maxi sequestro per un imprenditore coinvolto nei Panama Papers. Non aveva dichiarato al fisco oltre 500.000 di euro. Bloccati conti correnti, quote di 2 aziende e un'imbarcazione da diporto di circa 13 metri. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Gorizia hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo di oltre 500.000 di euro emesso dal GIP del Tribunale Isontino nei confronti di un imprenditore padovano residente a Grado, coinvolto in passato nella nota inchiesta giornalistica Panama Papers, resosi responsabile, secondo gli inquirenti, del reato di dichiarazione infedele. Le indagini condotte dai finanzieri sotto la direzione della Procura di Gorizia sono state avviate a settembre 2019 a seguito di una precedente ispezione tributaria. Gli approfondimenti investigativi, effettuati anche mediante accertamenti bancari e richieste di cooperazione internazionale inoltrate alle autorità competenti, hanno individuato le prove dell'evasione fiscale. L'imprenditore, infatti, sin dai primi anni 90, attraverso l'interposizione di diversi trust che consentivano di celare la titolarità degli interessi economici, è stato unico socio e amministratore di 2 società situate in 2 paradisi fiscali, le Isole Vergini Britanniche e il Baleato del Guernsey,
Tra i beni sequestrati ci sono somme di denaro, anche sterline, detenute sui conti correnti personali dell'indagato, quote societarie di due aziende e una imbarcazione da diporto di circa 13 metri. Una coppia di anziani centauri provenienti dal Trevigiano è rimasta vittima di un incidente sulla strada provinciale tra Caneva e Fiaschetti in direzione Polcenigo. 86 anni lui, 77 lei, due coniugi erano a bordo di una potente enduro quando sono stati investiti da una lancia Y guidata da un giovane del posto che si stava immettendo da una via secondaria. I due motociclisti sono stati sbalzati a terra e sono stati trasportati in ospedale a Pordenone. Sul posto i carabinieri di Sacile, l'ambulanza e l'elicottero del 118. Gli altri fatti di giornata ora nelle nostre flash news a cura di Francesca Santoro. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gradisca di Sonso hanno sgominato la banda dei catalizzatori di marmitte. Tre rumeni di età compresa tra i 23 e i 26 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati sorpresi mentre erano intenti a trasportare fuori dal territorio nazionale un'ottantina di pezzi, nascosti nel vano di carico del loro mezzo. Oltre ad appurare che i tre non avevano alcun documento che autorizzasse il trasporto, i militari hanno scoperto che una parte dei catalizzatori era stata rubata qualche giorno prima da due autodemolitori in provincia di Perugia e Forlì, per un valore di una decina di migliaia di euro. Nei confronti dei tre è stato emesso il divieto di dimora in regione. Nelle ultime settimane i carabinieri di Gradisca hanno arrestato altri tre rumeni con 41 catalizzatori rubati da un autodemolitore in provincia di Varese e denunciato altri 5 in possesso di 22 pompe di benzina e 13 radiatori. I vigili del fuoco di Magnago, supportati dall'autogru di Pordenone, sono intervenuti poco dopo le 9 sulla strada provinciale 27 Vivarina all'incrocio con via Carbonera Ovest per un incidente stradale che ha coinvolto un'autocisterna per il trasporto di ossigeno liquido e una vettura. Dopo l'impatto frontale, l'auto è finita nel piazzale antistante, mentre nel tentativo di evitare lo scontro il camion ha colpito con una ruota lo spartitraffico. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario, verificando che la cisterna del camion non avesse subito danni e hanno supportato il personale sanitario intervenuto. A Pordenone, all'inizio di via Montereale, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di una macchina. Il vano motore è andato completamente in fiamme, spente dai pompieri, in modo da non coinvolgere l'intero veicolo. L'ufficio immigrazione della questura di Trieste ha eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un 32enne ucraino che in più occasioni si è reso responsabile di comportamenti violenti. In stato di ubriachezza molesta, l'uomo ha aggredito persone, compresi i propri familiari e animali, opponendo resistenza agli operatori di polizia intervenuti. È stato anche denunciato per atti osceni sul lungomare cittadino e in aree pubbliche abitualmente frequentate da minorenni. Inoltre, nel periodo di più acuta diffusione dell'epidemia da Covid, lo straniero ha ripetutamente violato il lockdown, in totale spregio alla normativa sanitaria vigente. In esecuzione del decreto di espulsione, l'ucraino è stato accompagnato al CPR di Gradisca in modo da favorire il suo rientro nel paese di origine. La Chiesa Firulana è in lutto per la morte di Don Luciano Liusso, classe 1944, originario di Bertiolo, parroco di Pasian di Prato dal 2001 fino allo scorso dicembre. Il sacerdote ha operato anche a Socchieve ed è stato segretario personale dell'arcivescovo Alfredo Battisti dal 1982 al 2001. I funerali saranno celebrati dall'arcivescovo Mazzoccato sabato 8 alle 10.30 a Pasian di Prato. Parliamo ora delle spiagge che, come vi abbiamo raccontato fin qui, hanno sofferto in questa ripartenza post-Covid. A luglio c'è stato per tutti il segno meno. Ad agosto però ci sono segnali di ripresa. Lo sostiene, numeri alla mano, Federalberghi. Vediamo la situazione a Caorle. Caorle rialza la testa e guarda con fiducia tutto il mese di agosto. Come per tutte le località turistiche italiane, l'andamento della stagione estiva 2020 risente degli effetti dell'epidemia, ma a dispetto delle iniziali fosche previsioni, il comparto ricettivo di Caorle ha saputo dimostrare di riuscire a recuperare, almeno in parte, il terreno perduto.
I dati di Federalberghi dimostrano che le strutture nei fine settimana registrano punte tra l'80 e l'85% di camere occupate, mentre durante il resto della settimana si aggira attorno al 60, ma anche 65%. Lo sostiene Loris Brunierotto, presidente di Federalberghi Caorle. Dal punto di vista delle nazionalità, Caorle continua a parlare italiano e veneto. Sono proprio i veneti, ma anche i friulani, i lombardi e altri residenti del nord Italia a riempire per la maggior parte delle camere degli alberghi. Finalmente si registra una leggera ripresa anche delle presenze turistiche di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera, anche se i numeri, come del resto in tutta la costa veneta, rimangono inferiori rispetto a quanto registrato nel 2019. Insomma, doveva essere tutto chiuso. Almeno un po' di numeri salvano la stagione. Dalle spiagge agli eventi in città, gli esercenti di Via Aquileia sono soddisfatti dopo i primi weekend di Udine sotto le stelle, l'iniziativa dei fine settimana con strade chiuse e tavolini all'aperto. Andiamo a sentirli. Come è andato questo bilancio, primo bilancio di Udine sotto le stelle? Ma direi positivo, impegnativo per noi perché dobbiamo organizzare, fare cose per portare la gente, però positivo, interessante, giusto essere stati coinvolti anche noi con quelli del centro. E dietro di noi sono venute anche altre vie, via Manin, via Vittorio Veneto, via Grazzano, insomma è piacevole questo, fare in tutta la città. Ci sono persone il sabato sera in via Aquileia? Il mese di luglio ce n'erano abbastanza, almeno che passeggiavano, che rientravano dal centro, che si fermavano a bere qualcosa, sì, abbastanza. Questo mese qua la vedo un pochino più dura, ma anche per il centro, credo. Fine settimana vanno al mare. C'è bisogno comunque di organizzare qualcosa? Sì, qua in via Aquileia c'è bisogno di organizzare qualcosa perché la via è molto lunga e larga, non ci sono tante attività, tanti locali e quindi bisogna attirare le persone. In centro ce ne sono tantissimi di locali e quindi la gente ci va. Giustamente. Cosa ne pensa? Allora, per quanto riguarda la mia situazione ne penso bene perché negli appuntamenti che ho avuto, diciamo, sono stato soddisfatto, ho avuto gente, ho avuto riscontro praticamente e la cosa ha dato un buon effetto, diciamo, anche per la gente, per i vicini qua, senza disturbare nessuno e per quanto mi riguarda, dopo altre situazioni non le so. Io parlo per me e dico che è andata bene, la cosa l'ho trovata positiva, insomma. Ha organizzato qualcosa ad hoc però per attirare le persone? Ho fatto qualcosa tipo concerti, un po' di musica dal vivo, e, diciamo, questo ha aiutato molto ad avere un po' di gente in più e quindi il bilancio è positivo. L'importante è fare manifestazioni chiaramente che attraggano le persone, che siano di qualità e che coinvolgano un po' tutta la via, anche perché c'è stata un po' di, diciamo, la domenica pomeriggio chiaramente non c'è, il venerdì sera c'è ma un po' meno. Il sabato invece, tra il pomeriggio e la sera, diciamo, c'è stato un riscontro buono, insomma. Questo il bilancio che... della via comunque è positivo? Io, per quanto riguarda me, è positivo. Io francamente degli altri non posso parlare. Ho visto che c'era un po' di movimento, non quel grandissimo movimento, però diciamo che c'è da studiare qualche soluzione un po' più coinvolgente, che porti più gente. Io non saprei quali sono le soluzioni, io posso parlare per quanto riguarda la mia attività di ristorazione, cerco di fare bene da mangiare e di avere qualcosa che tiri la gente, per il resto diciamo che bisogna che ci pensi qualche comitato, qualche associazione per creare iniziative adatte a portare la gente. Ecco, rispetto alle estati passate le sembra che ci siano più persone? Io le posso parlare di questa perché ho aperto in dicembre, quindi giusto in tempo per il coronavirus praticamente. Ottimo. Adesso ricomincio e... diciamo che sta riprendendo un po', ma è sempre un sacrificio perché col periodo di inattività è sempre un correre dietro ai soldi, purtroppo che restano da dare perché affitti, luce, gas e cose del genere, manutenzione, bisogna sempre stargli dietro. Quindi bisogna tenere duro. Scadenze, eccetera, adesso ricominciano ad arrivare, bisogna tenere duro, però un po' duretta nello stesso tempo, che bisogna tenere duro, insomma. Ecco, mettiamola così. Io resto fiducioso comunque, dai. Quindi il weekend funziona con questa formula? Solo la domenica che è una giornata un po' particolare nella zona, perciò, però tutto il resto è tutto a posto. Ha dovuto organizzare qualcosa di particolare? No, per il momento no, comunque ci stiamo pensando con altri negozianti per fare qualche weekend dopo Ferragosto. Quindi luglio è andata bene? Bene, benissimo, felice.
L'iniziativa dei tavoli all'esterno, la possibilità di fare bene. Le piace la via chiusa? Ma non è che sia tanto chiusa poi alla fine, perché, ma comunque funziona. Perfetto. È stato consegnato oggi il sigillo della città di Udine al professor Giuseppe Bergamini. L'attuale direttore del Museo Diocesano è stato professore, preside e direttore dei civici musei e vanta una lunga carriera nella valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Friuli. Sentiamo l'intervista. Dopo tanto impegno arriva questo importante riconoscimento. Qual è la sua sensazione, l'emozione di oggi? L'emozione è quella di gratitudine a tutti gli amici che mi hanno onorato in tutti questi anni con la loro simpatia. Basta, nient'altro. È stato un lavoro lungo effettivamente? Ma è un lavoro di 50 anni, è vero, fatto con passione, con dedizione, con l'aiuto di tante persone, in questi posti splendidi che ci sono in Friuli, da Passariano a Udine e a tanti altri posti. Quindi non mi aspettavo questo riconoscimento, ma dico, ho una notevole gratitudine per tutti coloro che in tutti questi anni mi sono stati vicini. Da che cosa deriva questo grande amore per il Friuli? Dal fatto di non essere friulano. Sono nato a Modena, quindi il Friuli l'ho scelto, è vero, come mia patria, perché qui è nato mio fratello, qui sono morti i miei genitori, qui ho studiato, qui mi sono appassionato al mondo che poi è stata la mia vita per tanti anni. Una vita fortunata, velocissima, in un momento in cui c'era spazio per i giovani. A 26 anni ero preside, a 30 ero direttore del centro di catalogazione, cioè non guardavano l'età, guardavano la possibilità che i giovani crescessero. Andavamo avanti con tanta speranza nel futuro, quella che adesso non c'è, è vero, e che purtroppo ci condiziona anche nel pensare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Fra i tanti suoi studi, a che cosa è più legato? Erano tutti i miei figli, non saprei dire, al primo forse, che è Gaspare Negro, pittore architetto, fatto per un quadernetto dell'Università di Trieste, che riguardava il campanile del castello di Udine, quel castello che poi è stato la mia residenza per tanti anni, perché ho avuto una fortuna incredibile. Ho cominciato in scuola che erano stalle rimesse a posto, che non avevano acqua, e sono finito a lavorare nella splendida dimora dell'ultimo doge a Passariano, nel castello dei luogotenenti qui a Udine, e adesso in quello dei patriarchi, sempre in Udine. Quindi una vita in crescendo che terminerà tra qualche decina d'anni, ma insomma, per adesso è andata. Un occhio di riguardo l'ha avuto anche per il Museo Diocesano. Sì, ho avuto la fortuna di essere chiamato a dirigere il museo quando sono andato in pensione dai civici musei, e continuo con la stessa passione con cui lavoravo qui in castello. Ci fermiamo qui, ma torniamo alle 22:30 con una nuova edizione in diretta e con tutti gli aggiornamenti delle prossime ore. Grazie per averci seguito, buona serata.